Mister Catalano, allora alla fine è stato 0-0 qui a Gravina, un risultato che penso che prima di cominciare avresti sicuramente sottoscritto, ma dopo la gara sei contento lo stesso? Sono contento soprattutto di come è stato perseguito e raggiunto questo 0-0, non facendo le barricate ma cercando di segnare, cercando di portare i tre punti a casa. Questo non è avvenuto, accetto il risultato del campo come ho sempre fatto e penso a preparare la partita successiva insieme alla squadra, che sarà una partita anch'essa decisiva come lo è stata questa di oggi. Secondo te è tutto andato come hai preparato in settimana o hai dovuto gestire qualche situazione anomala? No, onestamente per fortuna abbiamo recuperato qualche uomo in extremis, abbiamo avuto la possibilità di far rientrare Michele Pazienza anche per un quarto d'ora finale, che per noi può essere chiaramente un valore aggiunto, e non ci sono stati problemi di natura fisica tranne qualche crampo nel finale, che ma cose solite che possono capitare. Alla fine penso che Molenda avesse i crampi, comunque era stanco perché ha corso tanto come tutti quanti, ma come era giusto che sia in una partita di sacrificio come deve essere questa nostra qui in un campo difficile come Gravina. Raimondo, le statistiche dicono che di qualche rigore lamentato dal Gravina, però assolutamente arbitrato benissimo da questo punto di vista l'arbitro, però parla di un'azione clamorosa di Malcore nel finale e di un assist che fosse stato più preciso di La Porta per Malcore, insomma dal punto di vista statistico prodotto di più il Manfredonia in fase offensiva. Ti lascia qualche rammarico questo? Ripeto, è chiaro che è meglio vincere che pareggiare, soprattutto in virtù di una buona prestazione come quella di oggi, però sono abituato a ragionare con il reale, con il presente. Il presente dice pareggio, il presente dice 37 punti, il presente dice che dobbiamo ancora lottare per raggiungere questa salvezza. Infermeria piena, eppure 4 punti nelle ultime due gare ti fanno essere fiducioso. Dicevi hai recuperato Pazienza, che è fondamentale ormai per questa squadra. Certo, soprattutto perché ci riesce a dare un po' di tranquillità anche nella gestione palla e comunque è un punto di riferimento anche per gli altri. Ma al di là di quello sono contento di tutti quelli che sono scesi in campo, perché hanno sopperito anche attraverso valori umani importanti a quello che poteva essere anche un gap tecnico contro una squadra importante costruita per altri fini come può essere il Gravina. Ti sei inventato Cifarelli esterno basso di sinistra, tra l'altro ha fatto benissimo e secondo me era regolare pure il gol, si è comportato benissimo il ragazzo. Sì, ha fatto un'ottima partita considerando che praticamente ha giocato mezz'ora domenica scorsa e non giocava dall'anno precedente. Sul finale chiaramente era un po' in debito di ossigeno e ho preferito tirarlo fuori, ma assolutamente ha fatto una grande gara. Benissimo pure la fase difensiva, qualche problema Romeo con Danna, però benissimo i due centrali, soprattutto D'Angelo davvero ha fatto vedere poco sia ad Albano che a Picci dopo. No, ma tutta la squadra ha fatto bene, quando la squadra si muove in un certo modo e la palla viene sempre coperta come oggi, quando c'è lo spirito giusto poi diventa anche più semplice anche per i difensori, e anche Romeo ha fatto una partita importante contro uno dei giocatori top di questa squadra e di questa categoria come Danna. Una vittoria del sacrificio, dell'abnegazione dei tuoi ragazzi, è questo che vuoi da loro? Questo mi piace tanto in una squadra, quando la squadra ha questo spirito riesce a superare anche i propri limiti. Se nel momento in cui a questo spirito ci si aggiunge poi le qualità organizzative della squadra, le qualità tecniche dei calciatori, si ottiene una grande squadra. Per domenica pensi di recuperare qualche altro degli infortunati? Spero. Oltre a Gianmarco Fiore che rientra dalla squalifica. Fiore rientra dalla squalifica, Bonabitacola praticamente è rientrato ieri da un infortunio. Vediamo un po', ora bisogna vedere domani la notte cosa porta in dote per vedere come si riuscirà a recuperare da questa partita, come i ragazzi recupereranno. Per quanto mi riguarda chiaramente la testa è già lì, già a Gelbison, partita difficile, squadra importante, probabilmente la vera sorpresa del campionato e quindi bisogna... Che non vuole saperne di mollare tra l'altro, domenica scorsa ha vinto proprio qua.
ma assolutamente, è una squadra importante che sta facendo un grande campionato, anche allenata in maniera importante dal proprio allenatore, da Alfonso Pepe, e quindi c'è grande rispetto da parte nostra, ma anche la consapevolezza che abbiamo bisogno di punti per portare a casa questa salvezza che per noi è importante. Grazie. Grazie a te.